Poracci, si inizia la settimana subito alla grande con solo risposte sbagliate. L'ultima volta mi sembrava giusto mangiare quel capolavoro del remake di Resident Evil 4 scegliendo la mod più assurda. Dandrek è stato il più veloce di tutti, mentre devo fare complimenti a Giovanni per aver fatto partire la wave di Pandemonium, un omaggio a uno dei miei platform preferiti in assoluto sulla prima PlayStation. Quanta nostalgia. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che fornisce assistenza gratuita a tutti i suoi iscritti. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di news, leaks e speculazionis. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, vi chiedo solo di iscrivervi al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare. Io ho detto tutto, iniziamo! Poracci, che dire, aprile si conferma come il mese perfetto per l'angolo della poracciata. Nonostante lo scorso venerdì abbiamo già discusso di tanti titoli offerti più o meno gratuitamente, mi sono dimenticato di segnalarvi l'offerta del mese con Prime Gaming. Amazon offre ai suoi abbonati una lineup bella solida, che si svilupperà nel corso di aprile a partire dal 6. Tra i titoli degni di nota ci sono sicuramente Wolfenstein, The New Order, Icewind Dale e Grime, se proprio non sapete dire di no ai Metroidvania. E poi non dimenticatevi che potete scaricare anche tantissimi classici SNK che rimarranno disponibili ancora per svariati mesi. E per accedere a tutto il catalogo basta avere un account Amazon Prime. Mentre in America Nintendo ha proposto una campagna sconti pensata per il Mario Day, da noi era arrivato soltanto il bundle della console, che non è che fosse proprio questa offerta entusiasmante. Ma, meglio tardi che poro, la grande N proporrà degli sconti in vista dell'uscita del film di Super Mario. Le promozioni inizieranno a partire da domani e dureranno un bel po', fino a maggio. Gli sconti saranno spezzati in due tornate, che si daranno il cambio il 19 aprile. Per ora non sappiamo quali saranno i titoli in sconto, né quanto verranno scontati, ma come al solito ci affideremo ad EquiDeals per capire se si tratta di un buon prezzo o meno. E ci sono buone notizie anche per i possessori di serie X e S. Sappiamo che uno dei più grandi colli di bottiglia delle Xbox più recenti è lo spazio di archiviazione. Sebbene le piattaforme offrano la possibilità di utilizzare hard disk esterni, generici, per archiviare i propri giochi, i titoli pensati appositamente per la next gen devono essere per forza avviati da delle memory card proprietarie, prodotte da Seagate, che hanno un prezzo tutt'altro che poraccio. Nel fine settimana però è apparso un nuovo modello di card di espansione da 1 TB, prodotto da Western Digital. Il prezzo di $180 circa non è ancora basso, ma si tratta di un bel taglio rispetto ai 220 necessari per acquistare l'unica opzione disponibile fino ad ora. Al momento la memory card ancora non è acquistabile, ma speriamo che questo sia il primo passo verso il proliferare di modelli su licenza che abbasseranno di netto il prezzo di queste utili periferiche. Tra i tanti scherzoni fatti il 1 aprile, il più interessante è senza dubbio quello di Sega dedicato a Sonic. Il profilo ufficiale della mascotte ha pubblicato un trailer di un'improbabile visual novel intitolata The Murder of Sonic the Hedgehog, dove ai giocatori è chiesto di risolvere il caso dell'assassinio di Sonic. Un murder mystery dove in molti ci hanno rivisto delle suggestioni alla Danganronpa, un pesce d'aprile molto divertente, se non fosse che non si tratta di uno scherzo, ma di un gioco vero e proprio, disponibile gratuitamente su Steam, e che a quanto pare sta venendo anche apprezzato da chi lo ha giocato. Assurdo. Fatemi sapere che ne pensate se lo provate. Vampire Survivors continua a espandersi. Il vero orgoglio italiano, uno dei giochi più discussi e amati del 2022, vedrà presto l'arrivo della sua seconda espansione. Di nuovo a un prezzo poraccio, per soli 2 euro, Tides of the Foscari, proprio come accadde con Legacy of the Moonspell, aggiungerà tonnellate di contenuti, tra cui nuovi personaggi, 13 nuove armi, un nuovo livello, 7 tracce musicali e 20 nuovi achievement. Trovate Vampire Survivors su PC, Xbox, mobile e anche Game Pass, e io vi consiglio assolutamente di provarlo perché è un gioco che è assuefazione pura. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Manca ormai pochissimo all'uscita del film di Super Mario. In America si è svolta l'anteprima del film, dove sono stati invitati numerosi giornalisti del settore videoludico e che ha visto anche la partecipazione non solo di tutto il cast di doppiatori, ma anche di alcune figure chiave di Nintendo come Shigeru Miyamoto
Sato e anche Koji Kondo. Non abbiamo ancora delle recensioni formali, ma sono in tanti ad aver condiviso le prime impressioni a caldo sulla pellicola. Ma quindi il film di Super Mario è promosso o bocciato? Direi ampiamente promosso, il 99% dei pareri dei fortunati invitati all'anteprima è a dir poco entusiasta. Tutti quanti sono concordi nel ritenere il film una vera e propria lettera d'amore al brand, che è piena a zeppa di cameo e di easter egg che abbracciano tutte le ere delle incarnazioni videoludiche di Mario. Insomma, un film che farà la felicità di tutti i fan, ma c'è chi si è spinto anche oltre, definendolo addirittura non un semplice adattamento cinematografico di una famosa serie videoludica, ma piuttosto uno dei più grandi film per la famiglia di tutti i tempi. Ecco, questo mi sembra un po' un'esagerazione, tanto che molti hanno evidenziato una storia un po' piatta, che presenta ben pochi guizzi di originalità in favore di una costruzione votata al fanservice puro. E in fondo, non so voi, ma è questo quello che mi aspetto dal film di Super Mario. Un titolo stracolmo di strizzatine d'occhio ai fan accaniti che saranno spinti a rivederlo più e più volte per cogliere tutte le citazioni sparse all'interno di ogni singola inquadratura. Ah, e alla fine sembra che non solo il Bowser di Jack Black sia fenomenale, ma che anche il Mario di Chris Pratt non sia per niente da buttare. Sono curiosissimo di sentirlo in lingua originale. E poi sì, ci sono delle prime impressioni negative, ma si tratta di poche voci fuori dal coro ed è impossibile pensare di accontentare tutti. Non so voi, ma io sono in stra-hype, anche se probabilmente non riuscirò a vedere il film prima di sabato. E voi invece? Andrete al day one? E ora però ci fate molta attenzione perché, ve lo devo dire, questo non è un pesce d'aprile. Nintendo ha finalmente preso posizione nei confronti del Joy-Con Drift, adottando una nuova politica drastica quanto inaspettata e che riguarda anche noi consumatori italiani in prima persona. Che io sappia, non ci sono stati comunicati ufficiali, ma Nintendo ha aggiornato in silenzio la pagina di supporto del suo sito ufficiale per quanto riguarda l'assistenza sui Joy-Con che non rispondono o rispondono in maniera errata. Noi lo chiamiamo Joy-Con Drift, ma Nintendo gli affibbia un nome molto più serioso e preoccupante, ovvero la Responsiveness Syndrome, o cosiddetto drifting. Nella pagina sono riportati tutti gli step necessari per correggere in autonomia questo difetto, ma la parte che ci interessa è sul fondo dell'articolo, dove c'è questo paragrafo importantissimo all'interno del capitolo Problema non risolto. Ecco cosa recitano queste poche righe. Nintendo è molto orgogliosa della grande qualità e durevolezza dei propri prodotti e si impegna ad apportare continui miglioramenti. Perciò, fino al nuovo avviso, Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello spazio economico europeo, nel Regno Unito e in Svizzera, la riparazione della Responsiveness Syndrome del Control Stick eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione Nintendo. Ciò si applica anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta. Quindi, con buona pace di chi diceva che Nintendo Seal of Quality non si applicava agli hardware ma solo ai giochi, qui ci troviamo di fronte a una presa di posizione epocale, che adotta come presupposto il passato di eccellenza dell'azienda. Nintendo sta offrendo, in netto ritardo, l'assistenza gratuita a tutti gli utenti che riscontrano il Joy-Con Drift anche all'infuori del periodo di garanzia. Ovvio, il problema non deve presentarsi in seguito a negligenza, uso sconsiderato e via dicendo, ma anche la semplice usura è considerata un motivo valido per procedere con l'assistenza gratuita. Dopo anni, finalmente, ci stiamo avvicinando a quello che viene fatto in America dal 2018, e di cui parlo praticamente da sempre. E sebbene la tanto agognata soluzione non sia arrivata, e a questo punto possiamo solo sperare che il successore di Switch presenti dei controller progettati adeguatamente, l'assistenza gratuita riduce notevolmente l'impatto che può avere il presentarsi del drift. Che dite, poracci? Gli mandiamo un po' di controller. E chiudiamo riallacciandoci all'ultima notizia della scorsa settimana. Ci eravamo infatti lasciati con un velo di tristezza commentando la cancellazione definitiva delle tre, almeno nell'edizione di quest'anno. Ma proprio come avevamo accennato, ciò non significa che non ci saranno eventi digitali, anzi. Tracciamo quindi una mappa di cosa ci aspetta quest'estate tra conferme e rumor. Microsoft è stata la prima ad annunciare il suo showcase, che si terrà il prossimo 11 giugno e che verrà seguito immediatamente da un direct dedicato interamente a Starfield. Ubisoft, che si era chiamata fuori dalle tre, non avrebbe comunque rinunciato al suo Forward, l'appuntamento digitale che avrà luogo un giorno dopo, il 12 giugno. E poi dai, diciamocelo sinceramente, se la fiera lo
Angelina è caduta in disgrazia, lo dobbiamo anche alla concorrenza di Jeff Keighley e della sua Summer Game Fest, un altro appuntamento confermato per l'8 giugno, con una live stream della cerimonia di apertura che si terrà presso lo YouTube Theater di Hollywood. Ma non finisce qui, perché secondo Jeff Grubb anche Sony sarebbe pronta a scendere in campo addirittura prima del Summer Game Fest, e quindi dovremmo aspettarci, secondo le previsioni di Grubb, un PlayStation Showcase prima dell'8 giugno. Attenzione, non uno State of Play minore, ma un evento bello corposo come di quelli che non se ne vedono da un bel po' di tempo, e dove probabilmente troverà spazio anche Marvel's Spider-Man 2, uno dei titoli della lineup Sony più attesi di quest'anno. E in tutto questo manca ancora un eventuale Direct di Nintendo. Insomma, tenetevi pronti, perché anche senza E3, quest'anno avremo un'altra estate ricca di eventi, anzi, ricchissima. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, magari scoprendo anche chi è il responsabile del suo omicidio, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Drift, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E chiudiamoci a paguro.